Io sono orgoglioso di essere napoletano per una 70 anni fa, nel settembre del 43, 28, 29, 30 settembre 43, 1 ottobre del 43, si è liberata da sola dal nazifascismo, prima che entrassero gli americani. Le quattro giornate di Napoli hanno segnato la storia. Napoli è stata la prima città d'Europa che si è ribellata. Evidentemente Napoli ha nella sua storia le radici della libertà, della solidarietà e della fratellanza. Non dimenticate mai che Napoli è stata capitale, per tantissimi anni, per quasi 1000 anni complessivamente. È una capitale storica, chi ha radici non può mai morire. Puoi tagliare qualche foglia secca, puoi subire violenza, puoi avere dei momenti di decadenza, ma come la storia insegna, dopo la decadenza escono sempre periodi illuminati. E se hai radici profonde questo accade sicuro. La scuola è il presidio più importante per la lotta alle mafie. Io ho fatto 15 anni il magistrato, hai voglia di mettere carabinieri, poliziotti e magistrati, ma se non cambi la cultura ci saranno sempre nuovi camorristi, nuovi mafiosi, nuovi ndranghetisti. Se ne arresti 100, il giorno dopo ce ne saranno 300 se non fai un lavoro culturale. La scuola, come dicevamo anche prima nel fare una passeggiata nelle vostre aule, a me ha insegnato una cosa fondamentale che non dimenticherò mai. Non me ne accorgevo quando ero ragazzo come voi, anche io ovviamente avevo momenti di insofferenza nei confronti dei professori, ma i miei professori mi hanno insegnato una cosa di cui sarò sempre grato, di farmi ragionare con la testa, di avere il pensiero libero e di non legarmi al carro vincente solo perché era un carro dominante. Non rinunciate mai a pensare con la vostra testa, avendo sempre rispetto per gli altri, ma soprattutto mantenendo lo spirito libero e il pensiero libero. Del resto, molti identificano il nazismo con Hitler e il fascismo con Mussolini, ma se non ci fossero state centinaia di migliaia di persone che mettevano il carbone nelle locomotive, che aggiustavano gli impianti idraulici dove venivano reclusi gli ebrei, gli omosessuali, i rom, se non ci fossero state centinaia di migliaia di persone che connivevano con il regime, se non ci fossero state milioni di persone indifferenti, non avremmo avuto né Hitler e né Mussolini. Allora non fate mai addormentare la testa. Dico un'altra cosa che mi ha insegnato il mio mestiere di magistrato: la persona indifferente è peggio del mafioso. È una cosa un po' forte, presi, ma il mafioso fa una scelta che lo porta in galera o alla morte. Quindi noi come istituzioni dobbiamo fare in modo che il mafioso venga arrestato e se possibile venga rieducato, perché la Costituzione all'articolo 27 per terzo comma dice che la funzione della pena è quello di rieducare i condannati, ma gli indifferenti non l'ho mai sopportato. Se è morto Paolo Borsellino, Rosario Livatino, Giovanni Falcone e tanti altri, perché molti magistrati che dovevano essere coraggiosi come loro si giravano dall'altra parte, perché molti cittadini che li dovevano tutelare si giravano dall'altra parte, poi hanno messo le lenzuola, le hanno messe dopo Capaci, 23 maggio 92, le hanno messe dopo Via D'Amelio, 19 luglio 92, prima che facevano queste persone? Molti dicevano, ma tanto non mi riguarda, la Camorra non mi riguarda, la mafia non mi riguarda. Lo sapete quante scuole in Italia sono state costruite con l'amianto attraverso traffici illegali fatti da Camorra, 'ndrangheta e mafia con imprenditori disonesti? Quando parliamo di terra dei fuochi, quando parliamo di smaltimento illegale di amianto, quando parliamo di rifiuti tossici, non possiamo dire che la Camorra non ci riguarda, perché noi non sappiamo quanti pezzi delle nostre comunità sono stati massacrati dalla Camorra. Allora quando si parla di Camorra ci deve riguardare tutti. Allora un'altra esortazione che vi faccio è quella di schierarvi. Prima parlavamo di filosofia, c'era la professoressa Nietzsche, un altro grandissimo filosofo, Kierkegaard, ci diceva che in ogni momento noi dobbiamo scegliere, andiamo di qua o andiamo di là. E voi fate politica ogni giorno, la politica non è semplicemente andare a votare. Per esempio schierarsi contro il furto di questa scuola è un atto politico, schierarsi la mattina se andare o non andare a scuola è un atto politico.